C'era una volta, bambini, un burattino parlante con un naso lunghissimo ed appuntito, costruito da un vecchio falegname, Geppetto, che aveva chiamato questa sua creatura meravigliosa Pinocchio. Ma, bambini, Pinocchio sin dalla nascita si dimostrò subito cattivo, dispettoso, svogliato, insolente. Geppetto, pensate, pur di mandarlo a scuola, aveva venduto la sua unica giacca per comperargli un silabario. Ma Pinocchio non aveva esitato a venderlo pur d'entrare in un baraccone dove recitavano dei burattini come lui. Quel giorno successe un pandemonio. La rappresentazione fu sospesa ed il burattinaio Mangiafuoco, proprietario del teatro, venne fuori gridando con un vocione terribile. Ah, cosa succede? E tu chi sei? Basta! Non parlare! Ora si fanno i conti! Voi laggiù, prendete questo burattino e buttatelo sul fuoco che arde sotto il mio montone! Oh, babbo mio, aiutatemi! Non voglio morire, non voglio morire! Babbo mio, felicità! Come si chiama tuo padre? Geppetto, signor cavaliere! E che mestiere fa? Il povero signor commendatore! Felicità! E guadagna molto? Ma mille felicità, mille! Mangiafuoco, però, non era poi così cattivo come sembrava. Commosso, e quando accadeva questo starnutiva, lo avete sentito, finì per regalare a Pinocchio 5 monete d'oro, con l'incarico, però, di portarle al povero Geppetto. Ma mentre allegrissimo e pieno di buoni proponimenti il nostro burattino stava tornandosene a casa, incontrò una volpe zoppa ed un gatto cieco. Buongiorno, Pinocchio. Buongiorno. Conosciamo il tuo babbo che è in pena per te. Oh, ma io torno subito a casa e con 5 monete d'oro. Monete d'oro? Eccole. 5? E pensare che potresti invece averne 100, 1000. 2000. 2000. Ecco. C'è qui vicino il paese dei Barbagianni, un campo miracoloso. Tu semini una moneta e dal mattino trovi un albero con i rami carichi di zecchini. Davvero? Perché non provi? Allora, vuoi che andiamo? 2000, pensa. Andiamo pure. Va a passeggio per una ventina di minuti e poi torna. Monete a grappoli troverai. Addio, Pinocchio. Pinocchio eseguì tutto a puntino e fece il famoso giretto, ma al ritorno, bambini, trovò la buca vuota. Disperato, s'avviò di corsa verso la casa della fata e, giuntovi, seppe che era morta di dolore per la sua disubbidienza. Stava disperandosi e picchiandosi dei gran pugni sul capo quando ecco posarglisi accanto un grosso colombo. Conosci per caso un certo Pinocchio? Sono io, Pinocchio. Oh, sei tu? Ma non sai che il tuo babbo si è messo in mare per cercarti? In mare? E dov'è il mare? A più di 1000 chilometri. Ma se monti sulla mia groppa, ti ci porterò io. Giunti al mare dopo 2 giorni e 2 notti, videro molto distante, lontanissima, la barchetta di Geppetto.
Pinocchio allora senza esitazione si tuffò e cominciò a nuotare, a nuotare, a nuotare, ma stanco fu gettato da un'ondata pietosa per la natura su di una spiaggia, ove, pensate bambini, incontrò nuovamente la sua fata. Fata! Fata infantina mia! Sei diventata grande! Ed io che ti credevo morta, se sapessi ho pianto tanto, perdonami! Sì che ti perdono, ma da oggi ricorda, dovrai obbedire e fare tutto quanto ti dirò. Tanto per cominciare, da domani andrai a scuola. Ah, cominciò a studiare davvero Pinocchio, tanto che un giorno, soddisfatta, la fata gli disse: domani, ti prometto, diventerai un vero ragazzo di carne e ossa. Avanti, su, corri ad invitare tutti i tuoi amici per una grande festa. Figuratevi la gioia di Pinocchio. Corse ad invitare tutti gli amici, ma per strada incontrò un suo compagno, Lucignolo, che in gran segreto gli confidò che di lì a poco sarebbe passato un famoso carro che lo avrebbe condotto al paese dei giocattoli, dove si giocava sempre e non si studiava mai. Pinocchio tentennò, ma alla fine seguì l'amico ed insieme giunsero al famoso paese. Poche settimane dopo, però, accadde un fatto stranissimo. Un mattino, Pinocchio si trovò trasformato in somarello, con tanto di orecchie e tanto di coda. Non solo, ma fu venduto al proprietario di un circo. Fortunatamente, però, si spezzò una gamba ed allora lo gettarono in mare con un grosso pietrone legato al collo. Sott'acqua, improvvisamente, avvenne un miracolo. Pinocchio di colpo si sentì libero e si ritrovò il burattino che era prima. Felice cominciò a nuotare, ma eccolo dinanzi alla bocca di una grande balena. Un risucchio e netto netto Pinocchio piombò nello stomaco del bestione. Ma qui c'era una sorpresa ad attenderlo. Nello stomaco Pinocchio incontrò niente meno che suo padre Geppetto. Pinocchio. Babbo mio caro, quanto tempo è passato! E voi siete qui per colmare gli occhi. Venite, venite con me. Dobbiamo fuggire. Usciremo dalla bocca del pesce cane mentre dorme. Riuscirono a fuggire e a raggiungere una spiaggia. E il nostro burattino, che a sue spese aveva capito tante cose, cominciò a lavorare davvero sodo e a studiare. E riuscì niente meno a mettere anche qualche soldo da parte. Un mattino, mentre si recava al mercato, incontrò una lumaca che aveva conosciuto in casa della fata. Pinocchio! Non mi riconosci? Sono la lumaca della fata. La fata? Dimmi, dov'è? È ammalata all'ospedale e senza un soldo. Io non ho che questi 40 soldi. Tienili, portali, lumaca. Lumaca, dove sei? Lumaca! La lumaca era scomparsa. Ma Pinocchio, tornato a casa e guardandosi nello specchio, si trovò completamente trasformato. Sì, era diventato un bambino di carne ed ossa, come tutti, come voi, e sentiva in petto battere un cuore vero, quello che però aveva dimostrato sempre di possedere, anche quando era solo un burattino di legno, perché, credetelo ragazzi, con la buona volontà e col cuore ogni miracolo è possibile.